Ciao a tutti e bentornati sul canale di Arzregge Le Vie dell'Essere. Oggi, come vi avevo già anticipato sui vari post che ho pubblicato, andiamo a parlare di un altro Sabba, ovvero il Sabba di Lita. Lita è la festività che cade il giorno del solstizio d'estate, quindi o il 21 o il 22 giugno, per cui appunto mancano pochi giorni, ormai ci siamo. E come al solito volevo farvi questo video proprio per darvi qualche spunto, ma soprattutto per farvi riflettere sul significato interiore che hanno questi sabba, queste festività. Perché, come dico sempre, diciamo, le celebrazioni che noi effettuiamo all'esterno, quindi le manifestazioni, appunto, le festività, questi sabba di cui parliamo sempre, sì, hanno un significato, diciamo, materiale, quindi non so, che si può basare sul raccolto, su insomma varie cose che poi non sto qui a dire, e però hanno sempre una corrispettiva interiore questi significati. Quindi se appunto non so, festeggio un sabba o comunque una festività, faccio una celebrazione che riguarda, non so, magari l'inverno, ho comunque delle corrispondenze all'interno di me, quindi degli aspetti interiori, degli aspetti emotivi, degli aspetti spirituali che devo andare a sottolineare e devo andare a studiare anche in questo, durante appunto la celebrazione, perché non si pratica, come dico sempre, non si pratica soltanto all'esterno, ma specialmente, soprattutto si pratica al proprio interno. Dunque, come vi dicevo prima, Lita è appunto il solstizio d'estate, quindi è il giorno più lungo dell'anno, quindi è una giornata che potete immaginare ovviamente rappresenta allegria, felicità, finalmente appunto siamo entrati nell'estate, nel periodo del raccolto e come diciamo simbologie ci troviamo il dio Sole che appunto prende. Il dio maschile prende posto proprio come dio sole, sorge come dio sole acceso e brillante, insomma attivo, e troviamo appunto la dea femminile che prende il posto proprio della dea madre, della dea madre terra, appunto, che darà i suoi frutti, sarà accogliente, insomma, tutte le virtù femminili. Per cui questo, diciamo, sposalizio, insomma, tra Dio Sole e Madre Terra ci dà molti frutti, appunto, anche a livello, appunto, materiale, ovviamente, come raccolto. Quindi, infatti, questo era il periodo, è tuttora, ovviamente, il periodo del raccolto. Noi abbiamo seminato per tutto, diciamo, la primavera, per tutto la fine dell'inverno, diciamo, appunto. Abbiamo seminato tutto, siamo in attesa di raccogliere ciò che abbiamo creato, di raccogliere ciò che abbiamo seminato, di imparare anche da ciò che abbiamo, dal lavoro che abbiamo fatto appunto durante i mesi precedenti. E finalmente è arrivato il momento, quindi siamo sicuramente in una forma molto attiva, molto energica, quindi di solito appunto l'estate è il momento in cui si fanno più cose, magari si fanno viaggi, si va al mare, si va in montagna, si va a fare, non so, le passeggiate. Siamo anche più liberi dal lavoro, quindi a livello proprio di vita quotidiana, non siamo più lì a pensare al lavoro, a crociarci proprio la mente, magari a stare chiusi. È il momento proprio di apertura, di svago, di più appunto attività possibile, però un'attività non diciamo come quella dell'inverno, che è un'attività più passiva e più anche stancante, perché comunque bisogna mettere da parte le forze, bisogna lavorare appunto, ma è un'attività gioiosa, un'attività che tutti non vedono l'ora di poter svolgere, appunto, tutti non vedono l'ora che arrivi l'estate, infatti finiscono le scuole e via dicendo. Questo per quanto riguarda ovviamente la vita quotidiana, che è importante perché si parla sempre, visto che questi sabba, queste festività sono molto antiche sicuramente, però si parla sempre appunto dell'antichità, di come erano, di come si svolgevano queste festività nelle antiche civiltà, ma lo dobbiamo pensare anche,
nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita di oggi, quindi attuale. Per cui dobbiamo rendere queste festività, se appunto vogliamo celebrarle, non solo sì, sacre, antiche, sicuramente va rispettata la sacralità e l'antichità di queste festività, però bisogna ovviamente riadattarli nella vita di oggi, perché ovviamente dobbiamo farli nostri e penso che pochi ovviamente si sentono appartenenti, diciamo, a una vita antica, appunto, come si poteva vivere nelle civiltà antiche. Quindi, comunque, bisogna fare dei paragoni anche con la vita di tutti i giorni per capire meglio e per entrare ancora più dentro al significato, appunto, di queste festività. Ovviamente, come ho detto prima, questa festa, come tutte le altre festività e tutti gli altri sabba, non ha una importanza soltanto esteriore e materiale, ma ha un'importanza anche interiore perché ha delle corrispondenze appunto che si trovano al nostro interno, quindi dobbiamo mettere l'attenzione anche al nostro interno, alle nostre emozioni, ai nostri atteggiamenti, ai nostri comportamenti, alla nostra spiritualità anche, no? Quindi diciamo che per analogia questa appunto è una festa gioiosa dove appunto si fa il raccolto, la storia anche del Dio e la Dea che vi ho raccontato e allo stesso tempo è per questo la festa della condivisione, non solo il raccolto fisico, cioè non solo proprio il raccolto si fa il raccolto, quindi si raccoglie ciò che si è seminato a livello fisico proprio di piante, di cereali, insomma, di queste cose qui, ma soprattutto al nostro interno si raccoglie ciò che abbiamo seminato con il nostro lavoro interiore. Quindi noi dobbiamo essere pronti a, non so, iniziare, diciamo, un nuovo tipo di attività, perché proprio perché abbiamo tutta questa energia da esprimere. Dobbiamo essere in grado di riuscirla a gestire questa energia, perché noi durante tutto l'inverno e la primavera ci siamo preparati, abbiamo aspettato, quindi abbiamo accumulato, 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 fino a che adesso è il momento di sprigionare tutto quello che abbiamo accumulato e a livello fisico appunto di raccogliere quello che abbiamo seminato, così al nostro livello interiore. Per cui appunto, è il momento di utilizzare tutta l'energia che abbiamo messo da parte durante l'inverno, di raccogliere tutti i frutti del nostro lavoro, quindi di svagarci, di divertirci. Però mi raccomando, non fraintendete queste cose che vi sto dicendo, perché non è che allora è estate, faccio il cavolo che mi pare, non lo so, faccio il delirio, ecco, non è un divertimento di questo tipo. Io parlo sempre in modo più profondo di quanto la gente magari possa intendere, nel senso che ci tengo a spiegarvi che tutto ha un'ottava bassa e un'ottava alta, ok? Quindi anche il divertimento, la gioia, tutte le emozioni, tutte le sensazioni, tutto ciò che noi proviamo, appunto, ha un'ottava alta e un'ottava bassa. Se io dico gioia o comunque divertimento all'ottava bassa, diciamo che sto parlando di cose che sembrano positive, magari possono sembrare positive perché dici io mi sto divertendo o sono felice, però magari questo divertimento e questa felicità deriva da qualcosa che invece ci fa male o comunque da qualcosa di illusorio. Ok, questa è la felicità, per esempio, ho fatto l'esempio della felicità, ma comunque tutte le emozioni appunto all'ottava bassa, mentre quelle all'ottava alta sono più o meno le stesse emozioni, quindi sempre felicità, divertimento e tutto quello che volete, ma sono date non da qualcosa di particolare, nel senso non ho bisogno di qualcosa per essere felice, non ho bisogno di qualcosa specialmente di illusorio per essere felice, perché magari io, non so, compio un'azione, dico, ah, quando compio questa azione sono felice, però magari dietro a quella felicità si nasconde una dipendenza da quell'azione, come potrebbe essere appunto il fumo, per esempio. Cioè, chi fuma dice, ah, ma quanto sto bene quando fumo, mi piace tantissimo la sensazione che ho mentre fumo, però in realtà la felicità e la sensazione bella che si ha mentre si fuma
è una cosa in realtà negativa, perché tu dici sì, in quel momento sono felice, ma sei felice perché sei dipendente da un qualcosa che tra l'altro fa anche male, quindi vabbè, a parte questa campagna contro il fumo, però comunque per farvi capire bene, ci tengo alla differenza tra emozioni di ottava bassa e di ottava alta. Quindi, per ritornare al discorso di Lita e dell'estate, voi dovete essere attivi, divertenti, dovete essere gioiosi all'ottava alta, dovete condividere la vostra gioia e le vostre sensazioni positive con gli altri, dovete, è il momento giusto per aiutare gli altri. Se qualcuno è in difficoltà, utilizzate la vostra forza per aiutare loro, utilizzate il vostro amore per aiutare appunto il prossimo. È il periodo proprio delle buone azioni, quindi proprio fatevi carico di tutto ciò che potete senza ovviamente stressarvi. Dovete semplicemente sprigionare l'energia che avete messo da parte. Ecco, questo è il significato principale di Lita. Come si raccoglie appunto d'estate, si fa il raccolto, voi dovete raccogliere i vostri frutti di ciò che avete immagazzinato tutto questo tempo dell'inverno e della primavera e adesso donarlo agli altri, donarlo al mondo, donarlo anche a voi stessi. È molto importante il discorso delle buone azioni perché in questo periodo è proprio importante rendere grazie anche al mondo, all'universo, a chi volete, anche a delle persone, rendere grazie per tutto ciò che avete avuto durante il passato e adesso appunto è il vostro turno. Quindi dovete fare qualcosa per far capire che siete grati. Dovete ricambiare il favore che vi ha fatto la natura, l'universo, chiamatelo come volete, Dio. Come volete, dovete ricambiare il favore. Siete stati protetti durante l'inverno, siete stati al sicuro, insomma, siete stati a riposo e adesso fate qualcosa per sdebitarvi, ok? Quindi ringraziate, andate magari, ecco, come consigli proprio pratici, potete fare delle passeggiate magari nei boschi e dire, non so, delle preghiere di ringraziamento alla natura. O delle preghiere semplicemente di ringraziamento in generale a chi volete, o appunto, ecco, quando avete la possibilità, fare qualsiasi buona azione, cioè anche aiutare una vecchietta ad attraversare la strada, cioè sentitevi più buoni, più caldi, proprio com'è appunto l'estate. Come, diciamo, corrispondenze che vi posso dire per questo sabba, diciamo che i colori principali di questo sabba sono il giallo, l'azzurro e magari anche il verde. Il verde semplicemente perché è il colore proprio della natura, però specialmente il giallo e l'azzurro perché sono i colori del cielo, del sole, quindi sono colori brillanti, insomma, dell'attività di tutto quello che di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi questi principalmente sono i colori, quindi mettete magari dei nastri, delle candele, anche dei fiori, fiori, capirai, estivi, a bizzeffe, piante, sì, tutta roba ovviamente, come dico sempre, più naturale è e meglio è. E poi sicuramente fate molti riferimenti al sole e alla terra insieme, quindi magari prendete qualcosa che rappresenta la luce e qualcosa che rappresenta la terra. Per fare magari dei rituali di benedizione o comunque di ringraziamento al Dio e alla Dea. Quindi gli strumenti che vi dico sempre di usare sono sicuramente rituali che dovete costruire voi, come vi ho sempre detto, dovete inventare, creare. Io vi dico le corrispondenze, ma poi queste corrispondenze le usate voi come volete, questi colori, appunto, questi suggerimenti, metteteli insieme e fatene qualcosa di vostro, appunto. E poi io sinceramente utilizzo tanto anche la preghiera, ma come vi ho spiegato in un post, per chi non mi segue, magari andate a seguirmi su Instagram e su Facebook, vi metto tutti i contatti. Come ho detto appunto in questo post sulla preghiera, la preghiera non è soltanto una pratica cristiana, per niente. Non dovete essere cristiani per pregare, assolutamente. Anzi, io non sono, diciamo, una cristiana appunto praticante o comunque cioè non appartengo proprio al ramo del cristianesimo e del cattolicesimo, quindi però uso lo stesso la preghiera perché si può pregare qualsiasi cosa vogliate
conta il modo in cui lo fate. E ovviamente su questo post poi ho scritto tutto su come fare, su come pregare correttamente. Quindi appunto praticate rituali, preghiere, celebrazioni, quindi appunto andate magari nei boschi, sentitevi vicini alla natura, state spesso al sole, magari proprio perché questa è una delle festività principali in cui il sole è appunto un fulcro importantissimo, siate più vicini appunto all'elemento del sole e all'elemento della terra. Quindi queste erano le corrispondenze insomma principali per quanto riguarda la celebrazione di Lita. E niente, come al solito io spero di esservi stata utile, spero che passiate un buon solstizio d'estate, che vi sentiate più raggianti, più brillanti, più accesi, più luminosi e più felici. Quindi vi do appuntamento al prossimo video e come sempre vi auguro una buona pratica.